Rossana Luigi, Comitato Liberi Cittadini di Certosa. Voi siete un po' al centro di questa storia. Io vorrei sapere intanto quante persone fanno riferimento al vostro comitato e qual è l'animo di questi giorni, insomma, rispetto alla popolazione di Certosa. Beh, allora, che lavorano attivamente con il nostro comitato sono circa adesso una quindicina di persone, perché comunque la posizione che noi abbiamo assunto da subito, cercando di tenere insieme tutti i problemi della valle, ha avuto un riscontro. E ha avuto un riscontro anche in una fascia d'età abbastanza giovanile, cosa che ci fa molto piacere perché siamo sui 40 anni e anche sotto. Quindi persone con competenze, persone che si sono messe a disposizione e che hanno dato un contributo validissimo. E poi sul quartiere diciamo che la nostra pagina è seguita da tantissime persone. Molti sono favorevoli, hanno partecipato alle iniziative. Poi c'è un clima difficile, perché purtroppo la gestione della demolizione e della ricostruzione no, è stata molto contraddittoria e non ha favorito una comunicazione trasparente. Quindi questo ha creato tensioni e conflitti nel quartiere che sono difficili, quindi noi speriamo che intanto tutte le misure che sono state messe in atto dopo l'esposto, che comunque secondo noi dovevano essere scontate, perché non devono essere i cittadini a chiederle, deve essere una cosa normale che venga tutelata la salute e l'ambiente, e facciano rendere conto che è stata unicamente una misura per far attuare quello che dovrebbe essere normale, per non diventare vittime del crollo e diventare anche vittime della ricostruzione. Adesso che cosa aspettate, insomma? Quali sono le richieste che state facendo all'amministrazione? Quali sono le vostre aspettative rispetto ai prossimi mesi, insomma? Ma le nostre aspettative forse sono un po' alte, però dalle notizie che arrivano questo tracciato presenta molte criticità. L'esplosione della pila 10 e 11 è una cosa che speriamo di scongiurare, perché se è stato ritrovato comunque amianto nella pila 8 facilmente sarà anche nella 10 e nella 11, e comunque il calcestruzzo sappiamo che rilascia tantissimi agenti inquinanti. Quindi per la tutela della salute del territorio sarebbe opportuno non procedere a nessun tipo di esplosione. Poi, a fronte delle criticità che comunque sono presenti, noi vorremmo, speriamo che ci sia una pausa di riflessione e si valuti attentamente se la scelta intrapresa sia quella giusta. Anche perché, cioè, non è disonorevole cambiare idea quando ci si rende conto che i problemi della costruzione sono maggiori, no, di altre scelte. E quindi speriamo che da parte della struttura commissariale ci sia, ecco, la considerazione di questi elementi. Benissimo, grazie.